Invade la corsia e semina il panico, provocando un incidente a catena con 4 feriti, tra cui marito e moglie di 69 e 70 anni, rimasti feriti in modo grave. Protagonista un cittadino greco denunciato dalla polizia stradale per lesioni gravi e per essersi rifiutato di sottoporsi all'alcol test, una sorta di ammissione di colpevolezza. Il grave incidente è avvenuto attorno alle 8.30 sulla variante alla statale 16 all'altezza dello svincolo per l'ospedale di Torrette. L'uomo a bordo di una Mercedes procedeva in direzione sud quando, poco prima dello svincolo per la cittadella sanitaria, avrebbe invaso, secondo una prima ricostruzione, la corsia andando a sbattere contro due auto, una Opel Zafira e un Fiat Doblò che procedevano in senso opposto verso nord. Nella marcia l'auto guidata dallo straniero poi carambolato andando a schiantarsi contro una Volkswagen Golf su cui viaggiava la coppia Teodoro Spadaccini, ex direttore delle dogane, e la moglie. Le loro condizioni sono gravi, la donna in prognosi riservata, l'uomo riportato gravi ferite. Trasportato con gli altri 3 feriti all'ospedale regionale, il cittadino greco ha rifiutato le cure tentando di fuggire. È stato poi bloccato dagli agenti della polizia stradale. Sul posto i sanitari del 118, dell'elisoccorso per le cure mediche e i vigili del fuoco di Ancona che hanno lavorato per liberare i feriti dalle lamiere. Disagi al traffico su una delle arterie principali attorno al capoluogo. La strada è rimasta chiusa per un paio d'ore. Nel pomeriggio un altro incidente sulla statale 76 attorno alle 17. Per cause da accertare, un'auto si è ribaltata tra Moie e Apiro coinvolgendo un'altra auto. Una persona è rimasta incastrata tra le lamiere. Sul posto l'eliambulanza. 4 le persone ferite, nessuna fortunatamente in condizioni gravi. La superstrada è stata chiusa per il tratto interessato in direzione Fabriano.